Bentornati ragazzi, sono StarDev52 e oggi continueremo la nostra avventura su Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser. Nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza di Lucrezia Blocco, in realtà è una cosa secondaria, dove non abbiamo fatto la sfida, ma io lo andrò a fare alla fine di questo episodio e poi mi sa che la attaccherò all'episodio che avete visto ieri, quindi per voi già l'abbiamo fatta, ma era una cosa secondaria e l'ho voluta lasciare come principale dell'episodio perché non c'era nient'altro e se fossimo dovuti arrivare fino a prendere Koopa l'episodio sarebbe stato troppo lungo. Certo, non ci sono ancora arrivato quindi non lo so, ma ho preferito dividere l'episodio praticamente in due a sto punto, perché sto continuando a registrare da prima per me, per ieri per voi, ma comunque sto registrando di fila. Detto questo, siamo contro un nuovo nemico, per ora non ho ancora capito bene come contrattaccare l'attacco dove saltano, ecco, dove inciampano sulla pietra in realtà più che saltare. Comunque abbiamo già recuperato il Fufi Blocco e anche i denti a quanto pare, e mi ha dato la difesa più, quindi non male, assolutamente non male. Prima di perdere questa sfida forse è meglio colpirli con i pugni, perché facciamo molti danni senza prendere Fantastico, è 80, quindi con Fantastico secondo me quasi a 100 ci potremmo arrivare ormai, ma va bene. Noi ci accontentiamo anche di 80-81 adesso, va bene. E va bene, comunque detto questo, quindi siamo sott'acqua con Bowser, è una cosa strana, sì, infatti non possiamo utilizzare il fuoco, ma con Y saltiamo, in realtà nuotiamo. In battaglia a quanto pare sì, possiamo utilizzarlo il fuoco, più strana come cosa. Potevano aggiungere qualcos'altro, però non fa niente, lo accetto così, va bene lo stesso. Bene, quindi detto questo, Lucrezia Blocco, per chi magari non ha visto l'episodio di ieri, è una cosa secondaria come detto. Dobbiamo utilizzare i Goomba in questo caso, perché sono solamente i Goomba quelli che abbiamo. Poi ci sono altri tre slot c'erano sotto i Goomba, quindi forse si sbloccano poi anche con i tipo timido. Vabbè, comunque sono gli oggetti speciali, in realtà attacchi speciali di Bowser, e dobbiamo alleviare il dolore di Lucrezia ai muscoli, perché sono indolenziti e va bene. E non siamo riusciti ieri, come detto, a fare 250 per prendere A. Ho fatto 187, in realtà poi con i tentativi sono arrivato a 235, quindi basta un pochettino di concentrazione in più, a 250 ci si arriva, lo potreste già averlo visto. Comunque lo si deve fare, non per forza, però lo si deve fare, perché recupereremo un equipaggiamento, quindi se c'è qualcosa di utile solo lì, allora è meglio farli a sto punto, anche se ci mettete un pochettino più di tempo. Certo, non vi dico di passarci gli anni sopra, però ok, se dopo 20-30 tentativi non ci riuscite, dite ok, non sto concentrato, ci provo un altro giorno. Certo, questo è sicuro, però tecnicamente dovrebbe essere abbastanza facile. E vabbè, come detto, non ci sono ancora riuscito, ma ci riuscirò sicuramente dopo aver finito di registrare e dopo aver fatto quello che devo fare. Bene, comunque, continuando quindi la nostra avventura, come avete visto secondo me dal titolo e dalla copertina, ovviamente l'obiettivo di questo episodio oggi è andare a recuperare l'attacco speciale la squadra speciale dei Koopa, perché l'abbiamo vista nello scorso episodio e l'obiettivo di Bowser in questo momento è quello, e va bene, ma in realtà l'obiettivo generale però è andare a recuperare le cura stella, che nello scorso episodio non ricordavo come si chiamavano, adesso sì, perché mi sono preparato, se no sai com'è, faccio i video senza prepararmi e non mi ricordo i nomi delle cose. E ok, dobbiamo recuperare tre cura stella da tre saggi. Il primo saggio è oh no, non mi sono preparato, Brughilde, perfetto il nome, ok, mi è venuto, vabbè, ho fatto l'episodio e ho dovuto chiamare l'episodio in questo modo, quindi me lo ricordo grazie a questo. Brughilde, che è la madre, da quello che abbiamo capito, di Torcibruco, comunque è il bruco che è all'interno di Bowser, quindi per fortuna di Mario e Luigi la prima cura stella Bowser non la può recuperare. Lui si sta dirigendo verso la foresta selva fosca, perché Brughilde si trova in quella foresta, ma in realtà no, perché Bowser se l'è mangiata per sbaglio senza accorgersene, e quindi è al suo interno. Detto questo, Mario e Luigi possono recuperare la cura stella, solo che se n'è andata Brughilde in un posto dove Mario e Luigi non possono andare, e quindi prima dobbiamo fare qualcosa con Bowser, che ovviamente non sappiamo cos'è, e poi si sbloccherà quella strada. Quindi appena noteremo qualcosa di strano che sta accadendo con Bowser, sapremo che al suo interno potrebbe succedere qualcosa di strano che ci farà continuare ad andare avanti con Mario e Luigi, e quindi a recuperare la prima cura stella.
Detto questo, dopo aver recuperato le prime tre cura stelle, sono le prime tre e basta, dai tre saggi potremmo andare a battere i muri che sono stati eretti dalla stella oscura da Sogghigno, grazie al potere di Peach, va bene se vogliamo continuare questa frase, al suo castello ovviamente. E ok, sì, l'obiettivo per ora è questo. E mi sembra una cosa di fine gioco, perché ovviamente la boss fight finale, se non è con Sogghigno, con chi sarà? Però visto che mi sembra una cosa di fine gioco, a questo punto io non credo che ci arriveremo così in fretta. Oppure, se riusciremo a recuperare queste tre cura stella, non credo che sarà l'ultima fase del gioco. Ovviamente dipende in quanto tempo le recuperiamo. Se ci mettiamo, in questo momento è l'episodio 21, questo. Sì, no, è il 22, vabbè, non mi ricordo, no, è il 22, sì. Questo è l'episodio 22, quindi facciamo che se stiamo ancora all'episodio 30 a cercare le cura stella, allora vuol dire che questa è la cosa finale del gioco, ma se invece all'episodio 25-26 già stiamo alla terza cura stella da recuperare, secondo me allora vuol dire che il gioco continuerà ad andare avanti. Tra l'altro, abbiamo fatto 26 episodi, se ricordo bene proprio, di Mario e Luigi Fratelli nel Tempo, quindi questo gioco secondo me è più lungo, vabbè, viene dopo, quindi può essere normale, non per forza, però secondo me era facile fare più episodi, anche se lì in Fratelli nel Tempo conoscevo il gioco e conoscevo tutte le boss fight e tutto quello che si faceva in gioco, quindi sapevo come strutturare gli episodi, anche se alcuni venivano di mezz'ora, alla fine li ho lasciati comunque. Invece qui il canale è cambiato, la mia filosofia di video è cambiata, quindi sto facendo episodi non lunghissimi, cerco sempre di tenerli tra i 15 e 25 minuti, ovviamente se si arriva a 26, 27, anche 28 lo lascio tranquillamente, se faccio meno di 15, se l'episodio ha un titolo e una copertina ed è abbastanza accattivante, allora lo lascio, ad esempio Lucrezia blocco così e così, però vabbè, quello era quasi 20 minuti come detto, quindi andava bene proprio per questo motivo, però appunto la filosofia è cambiata e quindi adesso gli episodi sono comunque ben strutturati, durano un pochino di meno e quindi è per questo che potrebbero accadere degli episodi in più di qualsiasi serie che stiamo facendo in realtà, però preferisco in questo modo, meglio più episodi che un video da 40 minuti come facevo prima, per non lo so, Uncharted, qualsiasi Uncharted che ho fatto, sì, praticamente sì. Detto questo, sott'acqua era abbastanza secondario perché non abbiamo trovato nulla di che e siamo usciti fuori. Ma quella è una nave. Se colpisco la nave dovrei riuscire a distruggere le rocce. Ok, Bowser, va bene, è anche una delle uniche cose che possiamo fare, quindi zattera e non posso colpire... Ah. Ok, mi sono mosso, in realtà mi dovevo muovere in diagonale. Tra l'altro riesco a mettermi in diagonale solo perché sto utilizzando il controller, secondo me. Però è strano che l'hanno programmato il mettersi in diagonale, che ora che ci penso. Ok, allora un attimo. Devo... bellissimo questo. È come migliorare il gameplay di cose che già hai fatto, però facendotele fare più... è più bello. Non lo so, cioè, basta. Ok, bene. Fiori. Cambierà qualcosa nel corpo di Bowser? Che profumo è? È buono. Sì, ok, sta cambiando qualcosa nel corpo di Bowser, però non mi ricordo come si chiama. Naso? No, non era questa stanza, no. Ok, allora vediamo cosa dobbiamo fare. Quelle cose che arrivano dall'alto sono particelle di polline. Il naso di Bowser sta reagendo. Pensate che succederà qualcosa se il polline colpisce le pareti? Si può colpire il polline e farlo volare, facendo scorrere velocemente lo stilo. Velocemente? È un problema, eh? Se guidi Mario e Luigi in questo modo,
puoi muoverli lungo la traiettoria tracciata con lo stilo. Va bene. Non mi sembra una cosa difficile. Anche in diagonale, ok. Sopra, sotto, diagonale, va bene. Muovi Mario e Luigi in questo modo e fai volare il polline verso le pareti. Non c'è problema. Tocca per iniziare, vediamo. È un'altra cosa secondaria. Come al solito, vabbè, lo devo fare con le dita, ma non credo sia un problema. No? Va bene, comunque, no, non è assolutamente un problema. Le pareti reagiscono e cambiano di colore quando vengono colpite dal polline. Provate a cambiare il colore di tutte le pareti. Sì, lo stavo già cercando di fare. Ok, va bene, è una cosa secondaria, quindi quando ci sono dei fiori per far fare cosa a Bowser in realtà? Uno starnuto potentissimo? Beh, a sto punto credo di sì, perché se no quale sarebbe il senso di fare questa cosa? No, non mi viene nient'altro in mente. Effettivamente può succedere. Cioè, con uno starnuto fortissimo alza un sacco d'aria Bowser e quindi potrebbe muoversi la nave, no? Le pareti stanno reagendo in maniera più violenta. Adesso dovrete colpire voi queste protuberanze per dargli lo stimolo necessario. Va bene. Un attimo, perché Mario e Luigi non si muovono. Perfetto, ce l'ho fatta. Ma quante volte? Abbiamo delle vite, adesso le vedo. Cos'è? Queste particelle blu sono diverse da quelle di prima. Se vi colpiscono perdete un cuore. State attenti a non perderli tutti. Sì, però ridammi quello... ok, grazie. Cosma, perfetto. Vedo che il gioco è clemente. Evitate il polline blu. Facile a dirsi. Allora, sono al secondo tentativo delle protuberanze, il primo come potreste immaginare. L'ho perso, sono stato colpito 3 volte dal polline blu, purtroppo con le dita, come al solito non è facilissimo muoversi e soprattutto mi è capitato proprio la sfortuna perché ogni volta la protuberanza arrivava dalla parte opposta di dove si trovavano Mario e Luigi, infatti adesso è stato molto più facile, però va bene così. È successo proprio quello che ho pronosticato, perché vabbè, ma era l'unica cosa possibile, se ci pensate, no? Uno starnuto cosa può mai fare? Anzi, il polline cosa può mai fare? Provocare starnuti. E visto che Bowser è fortissimo, starnuti potentissimi. E quindi si è mossa la nave. Adesso quindi il nostro obiettivo è andare sulla nave, penso di sì, però va bene. E basta, arriviamo sulla nave e vediamo cosa possiamo fare. Ci posso arrivare? Tra l'altro c'è un'altra palla nera qui che mi porta di nuovo sott'acqua. Non ci serve. Però va bene, c'è anche un salva. Ok. Ho sbagliato perché se adesso non posso più tornare indietro non posso vedere sott'acqua cosa ci sta. Ok, no, però se posso arrivarci con la zattera in realtà non dovrebbe essere un problema, no? Va bene, comunque dobbiamo rifare di nuovo il fatto del polline. Adesso lo starnuto è al contrario, vedi Bowser si è messo apposta in questo modo perché farà lo starnuto e la nave in realtà tornerà all'altro lato, solo che andando all'altro lato a questo punto penso che arriveremo a distruggere le rocce che dividono il passaggio tra noi e la squadra Koopa. Quindi mica già abbiamo finito l'episodio. No, non penso proprio. Vabbè, potreste controllare quanto manca all'episodio per vedere e forse capire cosa facciamo dopo, se conoscete il gioco ovviamente. Se non lo conoscete non potete sapere cosa stiamo per fare dopo aver salvato i Koopa. Però potremmo metterci tipo 20 minuti a fare questo coso del polline. Ovviamente lo taglio se ci metto troppo, però non dovrebbe essere difficile. Per fortuna non c'è quello blu qui, quindi ok. Però appunto dove appena arrivano le protuberanze, se vedete un taglio strano è perché come al solito muovendosi più lentamente di quello che posso muovermi perdo. Però va bene comunque, allora devo essere fortunato, anzi visto che mi riporta sempre al centro, più o meno centro, però comunque mi riporta al centro una volta che colpisco le protuberanze, mi aiuta questa cosa. E poi per fortuna il polline blu si toglie quando le colpisco, quindi non è difficilissimo. Tra l'altro, visto che siamo in tema, come è successo nello scorso episodio, abbiamo trovato ieri un nemico con le api e vi ho parlato della mia fobia per le api, l'apifobia. In questo episodio Bowser sta facendo starnuti, quindi li conosco bene anch'io perché ho la sinusite. Ed è incredibile, tutte a me? Beh, in realtà no, non mi lamento, però sinusite, daltonismo e apifobia, però vabbè, accettiamo questa cosa. Immagino che la conoscete, però la sinusite semplicemente il raffreddore vi arriva e si toglie quando vuole. Non importa che stagione è, non importa cosa state facendo,
Un momento ce l'hai e un altro momento no, un momento non ce l'hai e il momento dopo hai il raffreddore. Siamo liberi! L'unità Koopa sarà al tuo fianco, ora puoi usare l'attacco speciale Koopa. Vuoi provare l'attacco? Assolutamente sì! Vediamo quindi questo nuovo attacco di Bowser, se mi piace oppure no. Lanciamo i Koopa arrivano e noi dobbiamo spostare Bowser per colpire il guscio e poi riportarlo, va bene? Sembra simpatico. È difficile allo stesso tempo, perché bene o male è un pochino la stessa cosa che capita con i gusci verdi e rossi per Mario e Luigi. Qui è più facile perché puoi muovere Bowser come vuoi, però non è poi così tanto facile. Allora, un attimo. Ah, vedi. Però quando capita che stanno arrivando due gusci nello stesso momento, come fai a prenderli tutti e due? Non è facilissimo. Ok, qua penso di aver fatto. Infatti ho fatto ok, va bene. Per fare fantastico come devo fare? Devo colpire tutte le volte ogni Koopa che arriva finché poi non muore, tra virgolette muore, finché non se ne va, diciamo così, dopo aver attaccato il nemico. Va bene. Sto sbagliando, secondo me, perché in questo momento sto utilizzando la mano destra, però giustamente se non vedo dove si muovono i gusci dei Koopa, non riesco a capire poi come muovere Bowser. Invece, stando con la mano sinistra, muovo Bowser semplicemente, guardo dove arriva il guscio e basta. Mi muovo semplicemente in questo modo, no? Vedo dove sta il guscio e muovo il dito. E in base a dove ho il dito, ovviamente c'è il guscio di Bowser che può colpire i gusci dei Koopa. Va bene. Facciamo che finché non faccio fantastico lo proviamo ancora? Non lo so perché questa volta ho deciso così. In realtà di solito lo taglio. Perché dopo una volta che l'hai provato va bene. L'ho fatto praticamente per tutto. Però vedi, in questo caso ho un pochino più di fortuna. Perché i due gusci all'inizio sono riuscito cioè stavano nello stesso punto. E quindi li potevo colpire tutti e due nello stesso momento. Comunque, fantastico, l'ho fatto, quindi possiamo togliere. Non ho parole, sono Bowser! Ha pensato perfino di usare una nave solo per stupirci! Tutti avrebbero preso a pugni le rocce, ma sua malignità ama le sorprese! Evviva Bowser! Sommo Bowser! Sommo Bowser! Già, vi siete presi un bel colpo, eh! Avevo preparato apposta la nave solo per farvi restare a bocca aperta! Sommo Bowser! Sommo Bowser! Addirittura, Sommo Bowser! Sommo Bowser! Ok, grazie per questo fade out perché non ce la facevo più. Perfetto. Bowser, facciamo che non è vero quello che hai detto. Allora, stiamo tornando indietro perché voglio vedere se si sono sbloccati i tipo timido da Lucrezia blocco che abbiamo fatto nello scorso episodio, visto che abbiamo la possibilità di tornare indietro, perché no? Però, ok, vediamo. Se ci sono i tipo timido, ci facciamo la sfida e poi ci salutiamo. Ovviamente vi lascio solo il risultato finale, cioè quello dove riesco a fare. Ragazzi, sto facendo un voice over perché non ci sono i tipo timido, vabbè, l'ho tagliato e non ho detto. Ah no, ci sono i Koopa, va bene, proviamo. Quel va bene, proviamo, se non l'avessi mai fatto. In questo momento ho finito di registrare, sono stato 3 ore e 47. Ma 3 ore e 37 perché ci ho messo 10 minuti per registrare quello dei Goomba che poi avete visto nel video di ieri e le altre 3 ore e 37 come detto sono stati di tentativi qui su questo dei Koopa. Il problema è che non è difficile, se avessi la possibilità di farlo su un Nintendo ad esempio con una pennina vi dico che al terzo tentativo l'avrei finito. Purtroppo non è così perché come potreste immaginare il primo tentativo l'ho provato con la mano destra ed è stato difficilissimo, sono arrivato a 160 e non è nemmeno la B160, ma giustamente perché mi copro la visuale di dove stanno i Koopa, dove arrivano e quindi non li vedevo e li ho persi subito. Giocando invece con la sinistra e ho giocato il modo migliore era utilizzare il pollice sinistro, mi trovo bene, meglio sicuramente, purtroppo
purtroppo ci sono alcuni punti in cui non riesco a capire il motivo, ma il pollice mi scivola troppo in basso rispetto a dove lo metto la prima volta, cioè sul guscio di Bowser, no? Metto il pollice sul guscio di Bowser e vado su e giù per colpire i Koopa, solo che ad un certo punto, quando magari si arriva a 150 o 200, il mio pollice è molto più in basso rispetto a dove sta il guscio e giustamente non mi trovo più in quel modo. Però ok, e la difficoltà sta nel perdere i Koopa vicino ai 350, che è dove possiamo prendere la A, tra l'altro, perché cambia il ritmo, e dopo che ti sei abituato ad un ritmo, soprattutto col pollice messo pure male, non riesco bene a colpire, a mandare sopra Bowser e tutto il resto. Quindi in questo momento vi dico che ci proverò più avanti, perché dopo queste 3 ore veramente non ho assolutamente intenzione di volerci provare. Questo è il miglior tentativo che vedrete, è anche l'ultimo che ho fatto, perché veramente non ce la faccio più. Sono arrivato, vabbè, lo vediamo tra poco, a 319. Come detto, è abbastanza facile. Il problema è che quando cambia il ritmo, soprattutto perdendo i Koopa, poi diventa anche più veloce, quindi non sei più abituato a quel ritmo, ma devi andare velocissimo perché il gioco è cambiato, e questa cosa va contro di me, ovviamente. Come detto, però, la B si sbloccava a 250, la A si sblocca a 350, non credo di arrivarci. Veramente non credo di arrivarci. Con i Goomba ero sicuro saperlo fare, ero sicuro di poter arrivare a 250. Con i Koopa invece vi dico che 350 io non credo che ci arriverò. È vero, 319 sono distante solamente 31 dal 350, ma io vi dico che per fare questo 319 è stato un delirio, veramente. Detto questo, mi dispiace, perché potrebbe dare un equipaggiamento migliore, ma purtroppo il modo in cui si registra mi sono dovuto adattare in questo modo, e non posso utilizzare nient'altro che il mio pollice o le mie dita per utilizzare il touchscreen, e quindi devo per forza fare così, o ci metto 7 milioni di tentativi oppure evito di farlo. È l'unico modo. Ma detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram, da seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.